interessante il fatto che si parli di demografia e femminicidio. Sul discorso della scuola, della formazione e del linguaggio, io credo che quella sia la chiave di lettura. Diciamo che un ragazzo, come potrei essere io, di 21 anni, deve approcciare, diciamo, a questo argomento informandosi il più possibile. Noi sappiamo che le parole creano mondi, che molto spesso un muro con le giuste parole può diventare una finestra. E c'è una paura fondamentale, che è quella di questa generazione, della mia generazione, che è l'ansia da insufficienza. La questione demografica è proprio la cartina di tornasole di questo problema interpersonale. Le nuove generazioni soffrono di una malattia ignota alle epoche precedenti, la perdita del desiderio. In una società dominata dal contatto illusorio con gli altri, inevitabilmente diventa illusorio anche il contatto con le proprie emozioni, con il proprio maschile, con il proprio femminile. Come reagiscono gli esseri umani? Nei seguenti modi, dice Fromm. Primo, difesa spirituale: io morirò, ma tanto c'è un'altra vita, il paradiso. Difesa demografica: io morirò, ma i miei figli, i miei nipoti continueranno. Sono dei momenti, degli appuntamenti per i ragazzi anche di crescita e di confronto. Molto interessante, perché hanno dato uno spaccato di quello che può essere il discorso, diciamo, del domani. Si è parlato in maniera semplice, per cui penso che sia stato proprio ad hoc per i giovani. Veramente.